Stamattina presentiamo la nona edizione del Festival del Cinema dell'Aquila, dell'Aquila Film Festival, che inizierà martedì 8 dicembre per concludersi venerdì 18 dicembre. È un festival che conferma la location rispetto al 2014, questa è la notizia per noi più bella e più importante, nel senso che dal dicembre 2014 è iniziato un percorso per riportare il cinema nel centro. Chiaramente dopo il 2009 i cinema presenti non hanno più operato, abbiamo cercato anche in attesa della ricostruzione di prendere accordi, di cercare di fare cinema qui. Lo spazio che ce lo consente è questo dove siamo oggi, cioè l'Auditorium del Parco, e siamo molto contenti. Nel 2014 abbiamo fatto l'edizione l'ottava qui all'Auditorium, nel 2015 abbiamo riportato la rassegna la rassegna di cinema d'autore qui per 8 settimane con un ottimo riscontro di pubblico. Quindi la cosa più bella è aver rianimato questo posto con il cinema. È un programma, una durata ampia, sono 11 giorni e è nato questi 11 giorni sono nati con una chiamando, cercando insomma di coinvolgere il più possibile le altre istituzioni cittadine per farne un festival della città. E già in questo primo anno abbiamo avuto un'ottima risposta. Siamo contenti insomma di aver coinvolto qui il presidente dell'Ordine dei giornalisti Pallotta, quindi l'Ordine dei giornalisti, la Società dei Concerti Barattelli, il Teatro Stabile, l'Accademia delle Belle Arti, la Lanterna Magica, anche l'Università degli Studi dell'Aquila con il professor Mercolino, l'ANAC, che è l'Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici. Insomma, tutti insieme si è riusciti a creare questo cartellone e anche a diversificare i contenuti, quindi non solo cinema ma anche altre cose. Io faccio una brevissima presentazione del programma per quanto riguarda la parte cinema, poi passo anche la parola alle altre persone che sono presenti a questo tavolo, comunque sedute, per poi concerne anche le due della loro parte. Cominciamo appunto l'otto, come sta diventando per noi tradizione, quindi abbiamo l'otto, quest'anno coincide anche con l'apertura del progetto a cui sempre l'Associazione dei Club partecipa, per la città del Natale, e quindi sarà anche l'inaugurazione dei mercatini e dell'albero, quindi sarà un'apertura ricca e speriamo molto partecipata. Il festival apre i battenti non con l'idea di Club, non con noi in verità, ma il 18 con la Società dei Concerti Barattelli, perché nel giorno del giubileo dedica uno spazio a una laurea per fratello Francesco. Noi faremo successivamente la contraltare, quindi se si parla di perdono francescano in apertura, noi in ordine di sparizione parleremo di cinema e vendetta, quindi l'altro aspetto, l'altro lato, il dark side del perdono. Il giorno 9 lo dedicheremo ai ragazzi con la scuola del fumetto e con animazioni e proiezioni, e poi comincerà la parte più prettamente festivaliera. Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 parleremo di cinema e giornalismo con proiezioni, incontri e dibattiti a cura dell'Ordine dei giornalisti. Questo chiederò poi al presidente Pallotta di illustrarlo. Il 12 e il 13, sempre con la Società dei Concerti Barattelli, ci saranno 2 giorni con una tematica importante, fondamentale dal punto di vista umano, storico, perché ci saranno 2 giorni dedicati al centenario del genocidio degli armeni, con il coinvolgimento anche di istituzioni, dell'ambasciata armena, eccetera. Il dettaglio magari vi dirà qualcosa Fabrizio più specificamente, adesso faccio soltanto una panoramica generale su tutto. Quindi dal lunedì al giovedì ci sarà il grosso della parte del concorso, dei lungometraggi e cortometraggi. Devo dire che quest'anno si è spinto molto l'acceleratore su film di visione europea che hanno partecipato e che sono andati bene in festival importanti europei. C'è anche poca Italia, devo dire, qualcosa c'è, ma c'è poca Italia proprio perché per quanto piccolo, per quanto città di provincia, vogliamo proporre un cinema molto diverso dal solito, ancora più che dei festivaliero vero e proprio. Cerchiamo di mettere in questo spazio che è bello, che lo troviamo europeo, quasi anche canadese, di Renzo Piano, il Parco del Castello, cerchiamo di portare un piccolissimo pezzo d'Europa, almeno dal punto di vista cinematografico. Concluderemo con la premiazione e con l'intervento anche del Teatro Stabile,
che proietterà un cortometraggio, spero ne potrà parlare meglio Giorgio, più approfonditamente Giorgio Raggi. Il giovedì e venerdì, gli ultimi 2 giorni, due spazi fuori concorso per noi importanti, un omaggio dovuto a Pierpaolo Pasolini a 40 anni dall'assassinio, con la presenza di professor Italo Moscato, professor Angelo Moscariello e con Antonio De Muzio che modererà questo incontro con proiezione di Medea di Pasolini. Mentre in conclusione, il venerdì, ho chiuso così la panoramica generale, ci sarà un incontro sul cinema e l'Abruzzo, ieri e oggi, che è stato curato e promosso dall'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori Cinematografici, per parlare un po' di promozione ma anche di produzione cinematografica. E certo è qui presente Eleonora Cimenta Sparotto, che è la direttrice dell'ANCE. Quindi io mi limiterei adesso, da questo punto in poi, a fare un po' da moderatore, passare la parola ai vari intervenuti. Se non ci sono osservazioni o domande, io chiederei tra un po' di Presidente della Volta. Io ti ringrazio, no, ringrazio soprattutto l'organizzazione dell'Agora Film Festival per aver coinvolto l'Ordine dei giornalisti, che ha partecipato volentieri a questa manifestazione, la giornata del 10, ma ha dato una mano anche per la giornata del 12, per la celebrazione del centenario del genocidio degli armeni, ma diciamo che anche la giornata dell'11, in qualche modo, solo per via della location diversa, ma in qualche modo si inserisce anche in questo quadro. La giornata dell'11 noi facciamo il premio Polidoro all'auditorium dell'ex Caris Pac e faremo un approfondimento su Silone e il giornalismo. Però diciamo che la giornata più importante nell'ambito di questa edizione dell'Agora Film Festival per quanto riguarda il settore dell'informazione è quella del 10. Insomma, perché abbiamo aderito volentieri? Perché la filmografia in generale ha creato una sorta di figura del giornalista. La filmografia ha contribuito alla mitopoiesi del giornalista, cioè alla creazione di questa figura mitologica del giornalista, e del giornalista spesso, come dire, esaltando negli aspetti positivi. Pensate per esempio a tutti gli uomini del presidente, ma anche a Sbatti il mostro in prima pagina, risaltando, come dire, il ruolo positivo in un contesto, quello attuale, che invece, come dire, trova a scontare, per quanto riguarda questa professione, la professione che si trova a scontare delle limitazioni, delle criticità molto forti. Non è un caso, infatti, che noi il 10 abbiamo voluto dedicare questo corso di aggiornamento al giornalismo e magistratura, limiti del diritto di cronaca e legge bavaglio, proprio perché negli ultimi anni stiamo assistendo nel nostro paese a un attacco molto feroce, molto forte, molto violento nei confronti del diritto di cronaca, con ripetute minacciate, a volte quasi attuate, provvedimenti legislativi che minano alla base questo diritto fondamentale per la vita democratica del nostro paese, ma per la vita civile in generale. E allora vogliamo, come dire, riportare con i piedi per terra non solo il dibattito sulla libertà di stampa nel nostro paese, che comunque a livello internazionale non è considerato in maniera eccelsa, no? Dal punto di vista delle classifiche sulla libertà di pensiero, sulla libertà di stampa, sulla libertà di critica e di cronaca, ma viene considerato alla stregua di paesi che non brillano certo per sistemi, per architetture costituzionali, come dire, democratiche. A parte questa, insomma, si tratta anche di inserirci in un dibattito che è attualissimo, quello della legge Bavaglio, cioè della limitazione per i giornalisti della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, che comunque è un elemento fortemente penalizzante per il diritto di cronaca. E allora lo faremo questo approfondimento con dei giornalisti in prima linea sotto questo profilo, cioè Giuseppe Castella, che è il redattore di punta della cronaca giudiziaria del Corriere della Sera, e lo faremo con Primo Di Nicola, che è un giornalista investigativo di lungo corso. Il suo curriculum
è abbastanza, come dire, pregnante sotto questo aspetto. Lui si è occupato dello scandalo Lockheed, si è occupato della vicenda delle dimissioni del Presidente della Repubblica Leone. Si è occupato di inchieste molto importanti che hanno riguardato le Brigate Rosse e adesso è approdato al Fatto Quotidiano, al Fatto.it e continua in questa, su questo filone. La mattina invece faremo un seminario sull'informazione, manipolazione, sicurezza globale, internet e data journalism. Lo faremo con degli esperti come Valeriano Salvi, che è un esperto della rete, un esperto della manipolazione e dei social media, perché riteniamo che questo filone, quello del data journalism, sia un filone altrettanto importante per il nostro mestiere, che forse si tende un po' a sottovalutare, ma tenete presente che molte delle inchieste che hanno portato al disvelamento di grandi situazioni, grandi scandali in America sono avvenuti attraverso i dati pubblicati in rete. Voi ve lo ricordate la storia del militare americano che sparò chi è Calipari, sì, che sparò e uccise durante la liberazione della Sgrena, uccise il nostro uomo di punta dei servizi segreti. Beh, riuscimmo a capire il nome di questo militare attraverso il data journalism, cioè attraverso la pubblicazione, il disvelamento del suo nome, perché in America avevano pubblicato l'atto di contestazione nei confronti di questo militare, oscurandone il nome, cancellandone il nome, senza sapere che nel momento in cui facevi in copia e incolla con un tipo diverso di lettura, la cancellazione veniva assolutamente eliminata. E noi riuscimmo a scoprire queste cose. Beh, insomma, ProPublica ha vinto il premio Pulitzer attraverso il data journalism, cioè mettendosi i colleghi, i giornalisti americani, i reporter, che davanti ai computer guardano i dati, lavorano sulle pubblicazioni ufficiali che spesso nascondono delle cose difficilmente comprensibili a prima vista o per cui per un occhio non esperto. E anche questo è un elemento per noi importante. Abbiamo dato dei crediti formativi e credo che siano complessivamente oltre 10 crediti formativi ed è un fatto abbastanza anomalo per noi che solitamente diamo pochissimi crediti, perché diamo 3 o 4 crediti, in questo caso si tratta per la giornata intera di oltre 10 crediti, questo a dimostrazione della valenza che noi attribuiamo a queste giornate. Il 12 probabilmente ne parlerà qualcun altro più approfonditamente sul genocidio degli armeni. Noi abbiamo ritenuto che Pino Scaccia, che ultimamente ha pubblicato un libro e comunque si è occupato molto spesso di questo fatto drammatico per un'intera popolazione che ha caratterizzato i primi anni del Novecento, debba essere, come dire, degnamente ricordato e celebrato, perché si inserisce in quel contesto di violenze, di genocidi, di massacri, di pogrom che hanno caratterizzato il XX secolo. Quindi Pino Scaccia starà con noi il 12 proprio per parlare insieme con gli altri ospiti di questa vicenda drammatica. Grazie. Prego. Io procedo cronologicamente e chiedo a Fabrizio Pezzopane della Società Sì, di Concerti Barattelli, insomma, di illustrarmi rapidamente, anche perché poi di brevemente. cose da scrivere ce ne sarebbero tante. Sì, intanto ovviamente tutto nasce in maniera così, in maniera assolutamente occasionale, perché la causa o la ragione di tutto è proprio questo auditorium. Ci siamo incontrati alcuni mesi fa con Federico per organizzare un po' le date sulle varie manifestazioni. Allora, che fai tu, che faccio io, poi, e insomma è nata questa serie, questa settimana che non oso definire straordinaria. Poi la notizia della presenza dell'ordine dei giornalisti ha reso ancora più autorevole l'iniziativa, e quindi abbiamo creato questo
piccolo programma che, per quello che riguarda la parte musicale, inizierà il martedì 8, è il giorno di apertura del Giubileo straordinario, e noi ospiteremo alle ore 18, non alle 18.30, quindi vabbè, c'è un piccolo, una piccola inesattezza, qui dentro l'attore Eugenio Allegri, l'attore torinese, che reciterà una pièce, un melologo, scritto da Ramberto Ciammarughi, compositore di Assisi, che appunto si intitola Una lauda per Padre Francesco. Ciammarughi è un laico, ovviamente, quindi questo dà ancora più valore al significato di questo lavoro. E Eugenio Allegri è il regista che ha ispirato Baricco per la realizzazione di Novecento, insomma, un attore molto importante. Abbiamo ospitato anche l'altro. Esatto, è stato anche ospite del teatro. Poi invece il sabato e la domenica ci sarà questa manifestazione dedicata all'Armenia, in particolare noi la domenica 13 ospiteremo la cantante Cristina Zavalloni, una delle più note cantanti del panorama jazz, che realizzerà un programma che si intitola Porto Armeni, il quale canterà canzone di Charles Aznavour, che è un grande attore, chansonnier, uomo di spettacolo francese di chiare origini armene. I genitori, infatti, la madre è stata una delle, appunto, delle perseguitate che scappa dall'Armenia. Il giorno prima abbiamo pensato, appunto, con Federico di articolare una manifestazione un pochino più allargata, che inizierà la mattina con la presenza del presidente dell'Unione degli Armeni in Italia, Baykar Sivazlian, che è un professore universitario, turcofono, uno dei più grandi studiosi della questione del genocidio, che verrà qui a incontrare gli studenti e immagino anche i rappresentanti del giornalismo, e verrà poi proiettato il film documentario Common Ground con la presenza di Alice Musi, che è una coreggista insieme a Federico Bizzarrini. Poi nel pomeriggio alle 16.30 presso la sede comunale di Palazzo Fibbioni l'amministrazione comunale incontrerà l'ambasciatore della Repubblica in Armenia, perché il Consiglio Comunale dell'Aquila giovedì 26 novembre scorso ha proprio deliberato il riconoscimento del genocidio, unendosi quindi a oltre 120 amministrazioni italiane e alcune migliaia nel mondo a questo riconoscimento. E a tal proposito poi il nome del Comune dell'Aquila verrà inciso nel muro della città di Yerevan, che rappresenta il grande male, in una cerimonia che verrà fatta, ovviamente non sappiamo quando, però sarà fatta questa cerimonia. E poi dopo la cerimonia, qui alle 17.30 ci sarà questa tavola rotonda che ha già in parte anticipato il presidente Pallotta, alla quale parteciperanno l'ambasciatore della Repubblica Armena, il presidente dell'Unione, e il giornalista Pino Scaccia e la giornalista Anna Mazzone. Quindi insomma è una manifestazione veramente molto sentita, molto importante, soprattutto per l'Aquila, città della perdonanza, città della pace, insomma stiamo lavorando anche in questo senso. Peccato che manca Flores, perché sarebbe stato il clou della... Flores lo avremmo forse dovuto invitare 2 anni prima, lei lo sa bene, però siccome abbiamo anche previsto di fare la mostra del genocidio, quella di Wegener, potrebbe essere l'occasione quella per aprire una seconda... Ma parliamo di Flores, non di giornalista naturalmente, ma dello storico. Certo, però purtroppo lui è proprio... avevamo anche contattato il professor Riccardi, però sono... E poi sempre la sera del 12 ci sarà ancora, si riproporrà la proiezione di Common Ground, mentre la domenica dopo il concerto sempre qui ci sarà la proiezione del film di Padre, mi pare che questo completa il programma. Grazie. Presidente, io passo. Il concerto è ingresso a pagamento, però per gli under 18 è 5 euro a pagamento. Il biglietto. Ci sono gli spettacoli da andare a pagamento. Sì. E sempre procedendo cronologicamente, è qui presente appunto Eleonora Nascimento Gasparotto, che è delegata provinciale dell'Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici, che ha promosso e organizzato insieme a noi questo incontro sul cinema di Abruzzo, che è insomma un'illustrazione di questa giornata.
Sì, io a nome dell'ANAC volevo ringraziare tutta l'organizzazione per aver accolto quest'idea di costruire insieme un incontro che potesse parlare del cinema in Abruzzo. E, l'ANAC si è da sempre occupata delle problematiche o delle questioni che riguardano il nostro sistema cinematografico. E, ultimamente ha pensato di instaurare nuovi rapporti con le altre regioni che non fossero quella del Lazio, proprio per cercare di conoscere e avere un confronto con tutte le realtà dell'audiovisivo presenti nel territorio. E l'Abruzzo è stato appunto, ha avuto un forte legame col cinema nel passato e lo ha ancora oggi, dalle istituzioni alle produzioni poi dei film. E quindi abbiamo pensato in ordine cronologico di ricostruire quello che è stato il cinema in questa regione con film, autori e quindi appunto l'incontro che si terrà il 18 dalle 17:30 vedrà la partecipazione di registi come Luciano Dorisio e Enzo Castellari, insomma magari qualcuno di voi si ricorderà i film che hanno girato, Chopin, Keoma per quanto riguarda Castellari, e insieme a loro ci saranno la Peperonietto Film come produttori di Avezzano e abbiamo invitato anche la West 46 Film perché qualche anno fa ha prodotto un cortometraggio che si chiama Shuna, che è appunto vede anche la partecipazione di Castellari e ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. E inoltre avremo anche chi rappresenterà le istituzioni come Renata De Giorgis per quanto riguarda la Abruzzo Film Commission e Pierpaolo Pietrucci del Consiglio regionale Abruzzo. E a coordinare l'incontro sarà Gabriele Lucci, insomma è stato un uomo che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di varie istituzioni come l'Accademia dell'Immagine e la Lanterna Magica. E quindi insomma questo. L'ultimo aspetto non primario dentro un festival è quello della selezione dei film. Chiaramente è stato fatto un grosso lavoro per arrivare alla lista di film che presenta attualmente nel programma e un altro grande lavoro dovrà essere fatto in questa fase per scegliere un vincitore. La prima fase è stata fatta da quattro esponenti del festival, oggi c'è Luca qui in rappresentanza che potete, insomma, anche soltanto due parole per dire come avviene questo lavoro che è veramente faticoso perché noi riceviamo circa 400 opere in concorso, quindi arrivare poi a 15 cortometraggi e 10-12 lunghi, insomma, è un lavoro notevole. Sì, salve, come detto da Federico, Luca Antonietti, regista, attualmente studente al Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui questi giorni si sta parlando sui giornali. Dunque, la selezione, innanzitutto, ecco, ci tenevo a dire che quest'anno abbiamo optato per una scelta... Si sta parlando purtroppo in maniera negativa. In fase di estinzione. Cioè, in un contesto negativo, cioè nel senso che manca dei fondi, ormai esatto. C'è mandato avanti. Ed è un dramma. Ed è un dramma, sì. Io non volevo, diciamo, mai entrare... No, ma diciamolo, perché insomma, no, veramente si rischia di... Sì, si rischia... Di far sparire tutte le più importanti istituzioni all'Aquila senza... Che producono cultura... Senza colpo ferire, no, questo non è assolutamente possibile. Comunque, al di là di questa piccola parentesi che avevo lanciato, ci tenevo a dire che quest'anno abbiamo scelto di optare su un festival che punta sulla qualità. Qualità non intesa come scelta di registi famosi o di attori famosi all'interno degli stessi cortometraggi o film, ma qualità dovuta e legata a una scelta proprio su quello che potrebbe essere definita la base di questi cortometraggi e quello che può essere definito un po' la scelta artistica che queste persone, soprattutto straniere, pochi italiani quest'anno purtroppo, almeno per quanto riguarda i cortometraggi hanno portato qui da noi. È, come diceva Federico, una scelta difficile, siamo solo in quattro, il
festival ormai è molto, molto famoso, soprattutto all'estero, e quindi vengono selezionati cortometraggi di tutto il mondo. Qui adesso, tutto nella giornata del 10 dicembre, abbiamo quasi tutto il mondo, cioè Brasile, America, Egitto, Belgio, Israele, Austria, Francia, Spagna, ma se poi si va a fare una panoramica su tutti quelli selezionati si arriva veramente ad avere una globalizzazione, ecco, dei cortometraggi di tutto il mondo. E le dinamiche sulle quali noi ci basiamo, ecco, Federico ci teneva che io spiegassi questo, è che noi ci dividiamo in gruppi e ogni gruppo ha la possibilità di avere una parte dei cortometraggi, perché sarebbe impossibile poi vederli tutti quanti, e scelti quelli che noi, diciamo, riteniamo sia da un punto di vista artistico che del contenuto validi per il festival. Poi c'è una seconda scrematura nella quale vengono selezionati quelli che possono portare delle innovazioni legate proprio al contenuto, quindi argomenti di interesse culturale, ma a volte anche cortometraggi sperimentali che hanno un po', sono andati un po' contro le basi classiche della scelta, ecco, così di come girare poi il cortometraggio. Poi per quanto riguarda i film, abbiamo anche quest'anno dei film europei, internazionali, ci fa molto piacere perché ci apriamo in questo modo ad avere poi una visione globale su quello che sono i prodotti indipendenti. Ci teniamo anche a dire che molto spesso i film che vengono proiettati qui sono indipendenti, quindi nella realtà poi non hanno un vero e proprio riscontro, al di là adesso dei festival poi commerciali. Non sempre, ci sono stati dei casi poi nei quali abbiamo avuto così abbiamo constatato che alcuni dei film visti qui hanno avuto poi un grande successo di pubblico e di critica. Per cui, per non ripetere quello che è stato già detto dai miei colleghi, che hanno più o meno illustrato quello che sarà questo importante festival di 11 giorni dall'8 al 18, io penso che posso ripassarti la parola per le conclusioni generali. Sì, molti di questi film sono anche anteprime, nel senso che non escono in sala. Cito Microbe e il francese con accento non è Gasoil, immagino, di Michel Gondry, che uscirà a febbraio, insomma. Anche un autore importante, perché l'anteprima, appunto, tre mesi prima, insomma, è stato un bello obiettivo raggiunto. Comunque, tra questi 10 film in concorso e 15 cortometraggi, che sono stati appunto selezionati anche con grande fatica e discussione da questo, diciamo, comitato scientifico, chiamiamolo così, dovranno uscire appunto dei vincitori, ai quali sarà assegnato peraltro per il primo anno Il Forte d'Oro, che è un'opera che vedete parzialmente sul comunicato stampa, ma che dalle 12 sarà proprio nella versione definitiva sul sito insieme al programma definitivo. Quindi penso che almeno adesso dovrebbe essere stato messo in rete. È realizzato dalla artigiana orafa Laura Caliente, quindi da quest'anno contraddistinguerà il nostro festival. Essendo qui all'auditorium, quindi davanti a Castello, abbiamo preso come simbolo il Forte Spagnolo, ed è il Forte Spagnolo che ci rappresenterà nei prossimi anni. Dicevo, tra questi 10 film, sinceramente tutti importanti, 15 cortometraggi, 15, sono 15 in concorso. Appunto, abbiamo coinvolto istituzioni cittadine per comporre la giuria. Abbiamo preso le istituzioni che sono coinvolte nell'audiovisivo o comunque nelle arti visive, arti figurative. Quindi abbiamo coinvolto il Teatro Stabile d'Abruzzo, l'Università degli Studi dell'Aquila con il corso di storia del cinema, la Scuola Nazionale di Cinematografia, cioè il Centro Sperimentale sede Abruzzo, la Lanterna Magica e tutte e cinque ovviamente. Quindi, qui abbiamo oggi gli studenti del Centro Sperimentale, che è Giorgio Raggi, che è direttore amministrativo del Teatro Stabile, e il professore Mercolino dell'Università degli Studi dell'Aquila, e quindi credo che saranno loro, insomma, anche a dover comunicare come intenderanno procedere, quali saranno le fasi di valutazione. Il Teatro Stabile metterà a disposizione dei rappresentanti, appunto, della giuria. Questo Mercolino sarà presente direttamente, e adesso passerei un momento la parola, anche una battuta,
farmi piacere di sentire tutti quanti, partendo dal Teatro Stabile, perché sarà coinvolto sia come giuria sia nella serata finale con la proiezione di un cortometraggio da loro prodotto. Sì, velocissimo, perché ovviamente a quest'ora avete già detto tutto. Intanto, oltre che ringraziamenti, complimenti a voi che organizzate questa cosa da anni e con, immagino, enormi sforzi non solo intellettuali e fisici, ma immagino anche finanziari e economici, siccome mi occupo di questo dalla mattina alla sera e in questi momenti così tristi capisco qual è il vostro impegno e vi devo veramente fare i complimenti. È una manifestazione molto molto interessante. La cosa che ci ha convinto subito, non appena Roberta, che avete contattato, la nostra collega che si occupa della comunicazione, ci ha segnalato l'idea, è stata la decisione è stata immediata, perché il nostro direttore artistico, come sapete, Alessandro Dalatri, oltre che essere un grandissimo uomo di teatro, è anche un grandissimo uomo di cinema, ma non solo per questo. Tu dicevi all'inizio una cosa molto interessante: per rianimare il centro storico. Noi siamo talmente convinti di questo che, a parte il fatto che presidiamo il teatro comunale tutti i giorni per cercare, Fabrizio lo sa bene, di rientrare in possesso di quella che dovrebbe essere la struttura emblematica della rinascita culturale di questa città, abbiamo trasferito i nostri uffici in Piazza Duomo da 2 anni e mezzo, non appena è stato possibile, proprio perché crediamo che, senza stare a fare giro di parole, che la rinascita culturale del centro avvenga solo e soltanto se il centro è vissuto, altrimenti sono chiacchiere che, voglio dire, lasciano un po' il tempo che trovano. E quindi bisogna passare dalle parole ai fatti, ognuno per quello che può fare, ovviamente. Segnaleremo delle persone che, per la giuria, come tu dicevi, ma soprattutto metteremo a disposizione, e finisco brevemente spiegando di che si tratta, un cortometraggio che abbiamo realizzato nell'ambito di un progetto europeo dal titolo Backstage e Pandora, e Backstage è il titolo del progetto europeo finanziato dai fondi FSE, che riguardava la formazione di gruppi di giovani per figure professionali legate allo spettacolo dal vivo. E questa è stata un'esperienza molto interessante, lo spettacolo dal vivo, lo spettacolo, perché poi il cortometraggio non è dal vivo. Riguardava figure come quelle dei drammaturghi, dei disegnatori luci, dei musicisti che compongono musiche per il cinema e per il teatro, degli amministratori, dei direttori di produzione, cioè tutte figure legate al mondo dello spettacolo. Lo diceva un attimo fa Stefano quando diceva: diciamolo che il centro sperimentale rischia, perché non rischia solo il centro sperimentale, ma rischia tutto un mondo legato a questa città. Aver investito sulla formazione di queste figure professionali, per quanto ci riguarda, è stato proprio il segno che vorremmo andare nella direzione opposta, cioè invece di investire ulteriormente nella cultura, e però anche qui senza chiacchiere, nei fatti, cioè creando posti di lavoro. E noi vorremmo far vedere, cosa che abbiamo fatto ieri sera al Teatro Parco delle Arti a Monticchio, la realizzazione, questo cortometraggio, che è un cortometraggio non, lo dico subito, assolutamente non a livello, fatto molto bene, ma non è un cortometraggio fatto da professionisti, aiutati dai docenti professionisti, sono i ragazzi che si sono messi in campo e devo dire hanno realizzato un prodotto assolutamente dignitoso, però l'idea che ci piaceva era quella di far vedere il risultato finale di questa cosa. E quindi nella giornata finale, fuori concorso ovviamente, sarà un grande piacere per noi offrirvi il supporto per farlo vedere a quanta più gente possibile. Finisco di nuovo con i complimenti, perché seguo la vostra rassegna da anni, tra l'altro, e quindi mi rendo conto che in questo programma che leggo adesso, peraltro per mia incuria, avete fatto uno sforzo straordinario, perché sono tutti film, lo dicevi tu, che non si vedrebbero da nessun'altra parte, quindi date un'occasione agli aquilani, a noi e a tutti, di poter godere di prodotti che altrimenti difficilmente potrebbero essere goduti in altri posti. Grazie quindi. Sì, giusto 2 parole per ringraziare innanzitutto Federico per avermi coinvolto, e ovviamente porto anche i ringraziamenti da parte dell'università. Io insegno storia del cinema qua accanto, il Dipartimento di Scienze Umane. In pratica già avete detto tanto di quello che avrei voluto dire, quindi mi unisco ai complimenti per la programmazione. L'occasione di un festival è sempre importante proprio perché, come è stato detto poc'anzi, permette di andare a vedere, di confrontarsi anche con quelle filmografie che difficilmente hanno una distribuzione regolare.
per cui di sicuro sarà un'occasione per creare scambi culturali, conoscenze e competenze. Mi fa molto piacere mettere a disposizione come membro della giuria il mio piccolo di competenze storiche, critiche nei confronti dei film che vedremo. Ho voglia appunto di vedere i film per giudicarli, spero quantomeno di essere il più presente possibile anche durante le giornate e le manifestazioni del festival in relazione ai miei impegni accademici. Grazie. Grazie mille. Grazie molto tanto, spero che sarà importante possibile perché mi rendo conto che è una cosa molto speciale, molto corposa. Però da ultimo, appunto si parlava anche degli sforzi finanziari, noi per riportare il cinema qui, per rifare attività qui, stiamo investendoci anche. Proietteremo in formato DCP, che è il formato digitale per il cinema, ci siamo attrezzati per questo, proprio perché in prospettiva vogliamo riportare il cinema fisso, un appuntamento almeno settimanale dentro il centro dell'Aquila, recuperare quel piacere, quella tradizione, quella cosa di venire a vedere un film in centro, a fare una passeggiata, a incontrarsi. E già in questa rassegna che è finita ieri già c'è stato, ma bisogna farlo in maniera più continua e tutti insieme io penso che ce la faremo. Questi sforzi li sosteniamo e se più o meno ce la facciamo, insomma più o meno, dobbiamo ringraziare tutti i partner che a partire sia dalle istituzioni, il Comune ci ospita, il MIBAT ci finanzia, l'ATSU ci finanzia, ma anche i privati che ci spendono. Noi abbiamo fortuna un buon numero di sostenitori che credono che il cinema e la cultura in genere faccia bene alla società, poi se ovviamente ci si mangia anche, a differenza di quello che si diceva, ma a prescindere ci si mangia che ci si riempie o meno lo stomaco con la cultura, sicuramente ci si riempie la testa, il cuore e l'anima. Per cui questi privati che mettono soldi loro per sostenere queste iniziative credono, sono donati alla cultura e credono nella città. Io qui vedo oggi Paolo Tella che da diversi anni con il Consorzio Aquila 2009 ci crede, grazie, è anche merito, è soprattutto merito di chi ci crede che poi noi possiamo lavorarci e realizzarlo. Quindi sarà un festival impegnativo, vi aspetto, vi chiedo la massima attenzione durante le varie giornate anche dal punto di vista dell'informazione giornalistica, proprio perché è un programma così ampio che rischia di diventare anche non facile da seguire e dispersivo. Quindi vi aspetto questi 10 giorni, 11 giorni, speriamo di animare questo posto. Grazie a tutti. Grazie.